spaghetti di soia. Guardate che buoni. E ho fatto anche il pollo. Buonissimo, con varie verdure. Io li adoro, ragazze. Guardate come si presenta bello questo piatto, super piatto con spaghetti di soia, pollo e verdure. Provate perché vengono buonissimi. Si mangiano con la forchetta o con le bacchette. Bueno. E qui c'è il mio amore. Hai sentito male? Daniel! Quello è il suo bagnetto, così non è mio. È un bagno per Daniel, dove va? Fa scorreggia e cacca. È vero, papà, è il bagno quello. Ciao ragazzi, ciao bimbi, ciao Ciao a mamme, ciao a tutti, tutti. siamo qua a questo nuovo video mukbang con questo piatto che è speciale secondo Sì, me, perché è di perché porcellana. no, il piatto, la composizione, perché Quello che è un c'è dentro. piatto completo con spaghetti di soia, pollo e Pollo verdurine, è un bel e piatto funghi. abbondante, io adoro gli spaghetti di soia, praticamente ho cotto con funghi, piselli, pomodorini, il pollo Mi sembrano i capelli e della poi ci ho scuola. messo i... Comunque io poi metto sempre la salsa di soia, la vuoi tu, amore? E il Andate. tabasco. Sembrano i capelli della strega. Andiamo a prendere domande. Voi mi raccomando, lasciate un bel like al video. Aspettate che vado a trovare le domande. Ok, pollice in su al video se vi piacciono i nostri mukbang e scrivete nei commenti delle domande così magari il prossimo video prendiamo da lì le domande. Nel frattempo adesso le ho scritte su Instagram. Allora, leggiamo Pollice tutte indietro, le dita di domande che ci hanno pollice, fatto. No, l'indice. devono cliccare. Cin cin. Cin cin. Cin cin. Amore, me l'ha dato il via. C'è Ho sentito. anche Daniel qua. Vero? Che si fa Daniel? Guarda, è vero? E fa anche le scorreggine. Quindi Cosa pure fai cacca. tu? Allora. Dai, andiamo con le domande. Oh mio Dio, non lo so perché mi hanno fatto questa domanda. Che Vai. tipo di mutanda preferisci indossare? Io per esempio odio le culotte. Ma perché queste domande? Io Allora, i boxer. io come domande, come domanda, Io come davanti faccio una. no, io come mutande ragazze indosso sempre quelle là, diciamo, tipo tanga per insomma, perché mi dà fastidio quando una mutanda va nel culo o comunque si vede. Io È sui boxer. fastidioso. Boxer. Boxer, ragazzi. Un No, amore, i boxer si chiamano, quello boxer. I boxer qui fanno bugilato. boxer un cane. Ah no, boxer cane. Senza Boxer. l'anello. Allora, consigli per diventare influencer. Un po' di sassa, cioè giusto un Ma po'. dammi una frega. No, Giù. ragazze, ma Ma che vuoi fare? secondo me, cioè non è che c'è un guardate quanto tabasco e salsa di soia metto, cioè Daniele mi guarda scioccato. Dici mamma, dopo ti bruciacciamo. E voi dovete mangiare contemporaneamente, il segreto è questo, in realtà venivano, dovevano venire un po' più brodosi, però si sono asciugati troppo. E un po' di pollo, un po' di... Allora, devo dare influenza un po' di pollo? No. Ah, no. Ah, no. Ma no, già mi sono sporcata. Cioè, io ho solo pensato, ho detto fammi mettere un tonno, lo so, mi sporco, e nel frattempo mi sono già sporcata. Prima con YouTube, poi con Instagram, quindi se dovessi dare dei consigli non saprei, perché realmente... Maro, si dà di influencer. Venga fre. No, perché realmente non, cioè, non saprei, semplicemente ho fatto quello che, cioè io continuo a fare, faccio quello che mi piace e che amo fare, quindi vi direi, con qualsiasi ambito della vita, credete in quello che fate e metteteci tanto impegno e passione. Vabbè, un Non fate domani. le cose mai per soldi, ovvio, nessuno Vabbè, campa di domani. gloria, però le cose si devono fare per veramente ti deve piacere quello che fai. E perché le persone lo capiscono se fai qualcosa con piacere o insomma solo per. Quindi io direi metteteci sempre Vabbè, tanta possiamo aprire anche passione. una scuola e Ah! far vedere come si diventa Ma influencer. sai che mi ha detto la stronza? Che
Ho messo tanto di quel piccante. Comunque è comunque non buonissimo. è che devi sapere cose. Sì. Questo è un piatto completo popolare. Volete che apriamo una scuola di influenza? Fateci sapere. Sì, secondo me sarebbe utile, soprattutto perché potrei svelare tanti trucchetti, tanti consigli, proprio curare l'immagine di una persona. Però, secondo me, la cosa fondamentale veramente è essere voi stesse, trovare una cosa che vi piace e farla bene. Sono Daniel che mi ha fatto l'applauso. Bravo Daniel. Mamma. Allora, Capelli distretti, ragazzi, poi. guardate. Slider, come si chiama? Slimers. Allora, cosa vorresti cambiare di te? Allora rispondiamo sia io che tu, sia esteticamente che caratterialmente. Anzi, rispondiamo fra me e noi che per l'altro. Tipo tu di me, cosa cambieresti sia esteticamente che caratterialmente? Allora, prima cosa la precisione. Ah, non necessaria precisione. Ah, Che come non ti poi stavo? spiega che cosa precisione, negli orario. L'olio è cinese, L'orario. stavo mangiando cose cinese, olio. No, scusa, ma precisione perché io sono precisa nelle mie Ma cose. quale cosa? Cosa. Qua precisione cosa significa, scusa? Un appuntamento, andare a una visita, qualsiasi cosa, deve essere pronta quell'orario là e deve essere. Orario. Per il resto sono precisa, scusa. Altre Di cosa? cose, per esempio. Vabbè, non c'è, adesso c'è anche l'orario. Ah, ok, quindi solo per gli orari, poi. Poi. Adesso mi tolgo il pollo da qua, così prendo un pezzetto di pollo e un po' di spaghettini. A me cadono spaghetti. No sliders. Guardate. Oh, mi Totò. Daniel ti guarda e ride, sta divertendo troppo. Babbo, 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 mamma. Mamma. Comunque, ok, solo questo cambieresti, per adesso sono perfetta. Sì. Esteticamente? Tutto. Ah, vabbè, dici la verità. No, niente. 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 Non capivi. Sei tu, mica miei. Invece di te, esteticamente e caratterialmente, che cambieresti? E tu lo devi No, è tu. Allora, dico prima io. dire. Io sono come Mary Poppins, sono Cioè? perfetto. Non abbiamo fatto l'anteprima, facciamola ora. Facciamo l'ante dopo, completo Vai. Come si va? Ok. Comunque. Umano, ma come sto combinando, raga? Ma pure voi, io mi faccio una Neanche domanda a Daniel, voi. neanche Daniel mangia così. Pure voi mi sporcate. Ma il problema non è qua, il problema è quando vado a mangiare fuori. Vabbè. Comunque. Allora, io di Dario cambierei. Caratterialmente. Sono libero, dice tutte cose. Vabbè, sorvoliamo. Comunque cambierei. Permaloso. Pesante, pesante, lo farei più leggero. Fisicamente cambierei, no, fisicamente devo dire la verità. Cioè, mi frega, cioè, o è sto naso che è un carciofo, perché è un naso carciofo, o è una piccolina, a me che mi cambia, cioè, cambierei più cose caratterialmente, ma fisicamente devo dire la verità, no, nulla, che mi piace comunque così com'è, cioè, non me ne frega nulla dell'aspetto estetico, no? Non voglio sembrare, dici, banale, però è vero, cioè, Non cosa è mi bello cambia a ciò che è me? bello, è bello ciò Non che è piace. bello a me, più per lui. Che magari se qualcosa non ti piace, tu cosa cambieresti esteticamente di te? No, niente. Io sono bello. Ti piace? Sì. No, anche io devo dire la verità, esteticamente di lui non. No. Cioè, perché devo cambiare una cosa? Se perché a te non sta bene, ma a me mi frega.
Poi, la cosa che ti ha colpito fin dall'inizio di Dario, mi saluti, mi chiamo Giorgia. Ciao Giorgia. Ciao, no, Giorgia. Sicuramente il suo sorriso e la sua simpatia. Che ultimamente sta un po' perdendo, ragazzi, perché è diventato vecchio. È una vecchiaia, si cambia. È diventato palloso. Vero. Vero, Daniel. Sì, papà. Allora, avete trovato casa in questi mesi estivi? No, ragazzi, no. Magari. Se qualcuno ci ospita a casa. Se qualcuno... No. Anche. Noi vogliamo trovare una casa, sempre comunque in Campania, perché comunque noi dobbiamo comunque lavorare anche in questi mesi. Però vogliamo affittarci una bella casa con giardino, piscina. Tipo cioè, una villa, fosse... non una casa. Sì, una villa tipo come se fossimo in vacanza. Per se qualcuno questi, ce l'ha. Per questi mesi. Zona Flegrea o comunque in provincia di Napoli, però raga non abbiamo trovato nulla, l'abbiamo trovata una sola ma non... era brutto, noi vediamo una cosa bella. No, è una cosa che non era abitata. Curata. Un bel giardino così anche proprio Dani ha una piscina, poi vi ospitiamo tutti a casa. Facciamo la bella, bello. Però non, ma non dobbiamo fare... Avete scelto... No, no, assembramenti no, infatti... Massimo 5 persone. No, vabbè, per esempio, le grandi feste no. Magari inviti, per esempio, prima i tuoi, poi i miei, poi... Non so, in questo modo penso si possa fare, no? Sì. Però so, fino a 10 persone, non mi sbaglio. Non so, vabbè, comunque meglio evitare. Allora, avete scelto i pallini marini per il battesimo di Daniel... Che soprattutto quando farà Daniel, ragazzi, ma voi siete informati su sta cosa, comunioni, battesimi, perché matrimoni riprenderanno. Io penso che noi se ne parlerà a settembre, che poi Daniel farà un anno, quindi vabbè. Vabbè. Fa un bel anno e battesimo. No, non mi piace farlo insieme. Comunque, sì. Padrino e madrina sono i miei genitori, nonni. Quindi, sì. Allora, c'è qualche altro brand che ti piacerebbe aggiungere al tuo shop? Un bacione, che bella famiglia. Grazie, grazie mille. Ti mando un bacio. Allora, sicuramente nel mio shop, io metto un altro po' di salsa di soia. Io sono molto molto attenta ai brand che inserisco sul mio shop online. Infatti, come vedete, come sapete, non ne ho tantissimi e alcuni li ho tolti. O alcuni prodotti li tolgo perché sono molto molto attenta, cioè io veramente tutti i prodotti che vendo sul mio shop online li uso, quindi se venite a casa li trovate nel mio bagno, quindi non solo, anche per qua sopra, ah, dappertutto. Quindi sono molto scrupolosa, cioè deve piacere, deve essere veramente fatto bene. Ultimamente vi do un'anteprima, ho valutato un nuovo brand, quindi ci saranno delle sorprese. Veramente io dico sempre solo il top su Carita Shop, ma veramente, cioè, seleziono proprio i migliori brand, sono quasi tutti made in Italy, veramente di qualità e i prodotti sono top. Non era buono. Ma come hai fatto già a finire? Cioè, fa vedere quelle ossa di pollo come sono pulite alla perfetta. Neanche un cane le pulisce così. Però è un gatto. Bravo amore, ognuno ha una qualità e tu hai questa qualità. Daniel, questa è bella. Hai paura che nuove conoscenze si fingano amiche per la tua notorietà e per il loro tornaconto? Devo dire che questa cosa è una cosa che mi ha sempre spaventato. Tu cosa ne pensi, amore? Io penso che si vede se una persona vuole approfittare. Però una volta, basta. No, infatti io però a volte sono un po' credulona con le amicizie, no? Che dico, vabbè, ma no, ma quello perché ci tiene, invece tu magari poi dici no, aspetta, ma magari vuole approfittare. Non... Però è brutta come cosa. Non lo scarta. Devo dirvi la verità, noi abbiamo delle amicizie veramente, veramente vere, perché io... Ho anche amicizie nell'ambito di questo lavoro, influencer, youtuber, spesso anche con le aziende, ci sono persone che sono diventate nostri amici, però poi
diciamo, abbiamo delle amicizie nostre che non c'entrano nulla, sono le persone con cui, ma pure cusciamo, le nostre famiglie, con cui ci piace stare, perché veramente, cioè, dove non contano nulla, perché ragazzi, ci è capitato anche di uscire, per non dirla sta cosa, con tipo influencer o youtuber, sì, comunque che si sentivano un po' loro, chissà chi, un po' snob, e vivono veramente solo per l'apparenza, sì, loro i like, loro... E poi non neanche soldi del caffè. Sì, no, veramente. Però questa cosa a noi ci ha scioccato, quindi noi preferiamo coltivare le nostre amicizie, cioè anche bene, Dario, sincero, delle amicizie veramente da quando era bambino, e sono da le più belle, anni, dove non ce ne frega nulla della, di cosa abbiamo, no, indossato, dei vestiti firmati, dei social, dei live. Sarebbe pure che pantofole. Però devo dire che anche nell'ambito del, poi di questo ambiente abbiamo conosciuto belle, ah, beh, persone, sì, non è che adesso noi vogliamo. Vabbè, come tutte le persone. E poi tutte ci stanno della... buoni e quelli che invece. Vabbè. Comunque, allora, un segreto che non hai mai confessato. Dai, confessa un segreto che non hai mai confessato. Se è un segreto, non si può. Vabbè, lo puoi dire ora. No, i segreti non si dicono. Mi spiace. Ragazzi, i segreti vanno nel cassetto. Mm. E se è un segreto, però. Ah, ma quelli sono i sogni nel cassetto, non è vero? Ma sempre i segreti, pure i segreti, sono i segreti e i sogni, i segreti e i sogni separati. Cuoricino, ma che dice papà tuo? E se dice, se non è un segreto allora. Vabbè, però lo puoi dire, cioè un segreto no, cose intime, cose. Ma puoi dirlo, dirlo. Una cosa che non hai mai detto. Non ci sta un segreto che non ho mai detto. Ti dico, dico un segreto, però non lo dire a nessuno. Riguardo a tuo papà. Ma hai detto? Che è il segreto? È un segreto. Allora l'hai detto quello. Ma che c'entra? Non c'entra quella cosa, no. Quelli sono ricordi, segreti. Un giorno non ci voglio, c'è un segreto. Dice un segreto su di me. Ah, quello è segreto? Che segreto? Una cosa che loro non sanno. Ah, allora devo scrivere un libro. Ok, basta. Una giornata. Prenderete un altro cagnolino nella nuova casa, vai. Cagnolone, non cagnolino. Però vabbè, che rimane in casa e poi guarda la villa, gira attorno. Sai, però io ho un po' paura di sta cosa. Che corre, che perlomeno tieni il prato per correre. Lo so, però io ho un po' sono paura. Sono cani che non si possono portare appresso, diciamo. Se devo portare, lo porto sulla spiaggia, diciamo che poi deve stare nella villa. Però io ho paura di sta cosa, perché... Lo sai perché ho paura? Perché tipo se vengono i ladri, tu la fai. Ma ho sentito che li sparano. Io dopo sto un po' male. Come si deve fare? E noi ci mettiamo la camicia di corso. Ci mettiamo un botta di roulette. Ci botta di roulette. Comunque, manderai Daniel al nido? Allora, al nido... No, no, lui lo manderò... Vabbè, ma comunque deve iniziare a camminare, a parlare, no? Mamma. Un minimo, sì, così piccolo, no. Io ho la fortuna di lavorare da casa, ho la fortuna che anche Dario comunque mi dà una mano. Siamo noi in nido. E quindi evitiamo. Era papà. Daniel, siamo noi in nido. Però mi piacerebbe, tipo l'anno prossimo così, trovare qualche struttura, mi devo informare, tipo dove ci sono altri bimbi, ovviamente sempre coronavirus, sì, permettendo, di inserirlo. Tipo se facessi una scuola dove stanno anche i genitori. Le prime volte, capito? Tipo quelle un paio d'ore socializzano fra di loro, fanno qualche giochino. Perché sì, comunque lo voglio far socializzare. Cioè, secondo me è importante che veda altri bambini, che faccia... È normale, deve... Allora... Di avere contatto con altri bambini. Ti soddisfa tutto ciò che hai creato? Ti seguo dal 2009. Sì, grazie mille, veramente. Che quando mi seguite da così tanto, vi giuro, mi emoziono. Comunque sì, mi soddisfa tutto ciò che ho creato. E ancora non finisce qui. Perché poi adesso... E non finisce qui? No, adesso c'è un altro grande progettone nel... Nel, lavorativamente parlando e personalmente, vabbè, ce la farò comunque sia a livello lavorativo, non so quale, se penso prima quello a livello lavorativo che personale, sì, però vabbè, ce la faremo, ce la faremo, se non vedi il COVID una troppo. No,
Speriamo di no. Comunque mi sto consolando. Daniel, ehi. Incantata a guardarmi. Tieni sonno. Tieni sonno. Allora. Daniel. Vera papà, tieni sonno. Sì, tieni sonno. Vorresti tornare di nuovo Mora? No, sinceramente no, raga, ma me lo dite in tante, ma io non mi vedo proprio, mi vedo comunque un po' si più chiara. Qualche youtuber che non sopporti, fai qualche nome. Diciamo che non mi piace parlare male degli altri, ma non perché sono codarda oppure perché ho paura o qualcosa. Semplicemente non mi piace... non mi piace parlare male degli altri, ma cioè io glielo dico proprio in faccia, sono fatta così. Non si parla niente, si guarda. Diciamo male. Che io scarto tutte le persone cattive, le persone che hanno non sono pure, hanno dei sentimenti, non so spiegarvi, a riviste che, ma uno si deve parlare, uno deve parlare indietro alle altre persone. Oh, appunto, sto dicendo, però io quali tipo di persone loro possono capirlo se c'è qualcuno che non sopporto, ma non che non sopporto, semplicemente elimino le persone di merda praticamente dalla mia vita. Dalla quindi praticamente se c'è, no, vabbè. Quindi praticamente se ci sono brutte persone, io le scarto e metto proprio una catena e un palazzo, una fortezza davanti, perché proprio non voglio averci a che fare. Invece tante sono comunque sono tipo come me, sono brave, sono belle persone, no, quindi quelle là a me piacciono. E quindi questo è quanto, non è niente di che. Anche perché poi è molto andare d'accordo con noi è molto semplice, comunque noi siamo brave persone, siamo simpatici, siamo bravi. Poi quando invece stanno le persone in merda e ti fanno del male, allora io le scarto subito. La puzza. Allora, qual è la tua youtuber preferita? C'è qualcuno con cui vorresti collaborare? Diciamo che ce ne sono tante persone che io stimo per quanto riguarda tipo in Italia, straniere. Per quanto riguarda le italiane, avete visto, ho fatto diversi video anche con Nicole. Che comunque vabbè, straniere con Jennifer Lopez, Anna. Addirittura, diciamo, vabbè, sono cantanti. Vabbè, perché può collaborare con loro. Tipo c'è Nicole che apprezzo tantissimo, ha fatto diverse collaborazioni, lei la stimo un sacco, è proprio una persona pura, semplice, proprio come me, veramente una bella persona. C'è Mia Cellini che anche mi piace un sacco, mi appetta, è troppo simpatica. Seguita Mia Cellini, è bravissima. Veramente è troppo simpatica. Poi chi c'è? C'è Med Carolina che mi piace un sacco, lei con gli allenamenti, le cose che fa, è veramente begli insegnamenti dal punto di vista degli allenamenti. Non so, ce ne sono tanti. Poi c'è Leonardo De Carli che mi fa troppo morire da ridere, è troppo simpatico. Lui. Perché Leonardo De Carli? No. Poi che altro c'è? Vabbè, sono questi. Comunque a me piacciono quelli là simpatici, spontanei, alla mano. Sì, piacciono quelli là che non se la tirano, così modesti. Quindi questi qua. Vabbè, comunque lo so che non mi risponderei mai. Rispondo solo a te per ultimo che mi hai scritto questo. Quanto tempo da parte è tornato il circo? È tornato un paio di mesi dopo. Ha bussato la porta un paio di giorni fa. Diciamo che quando non allattiti solo ti torna prima. Invece quando allatti torna più tardi. Infatti non volevamo aprire la porta, però alla fine l'abbiamo aperta. Allora, va bene, adesso vi saluto perché Dario sta scrivendo, sarà l'effetto che cosa c'era in questi minuti. Io adesso finisco di mangiare a telecamere spinte. E perché Daniel vuole dormire, sì, con il cerolino di mamma. Andiamo a dormire a papà. Andiamo, un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao bimbi, ciao bimbi, ciao a tutti. Saluta, ciao, io dormire. La linguaccia. La linguaccia? Dici, mettete un pollice in su. Ciao ciao. Pollice in su. Che cos'è? Che curioso.